Buonasera a tutti, buonasera Kyle, come va? Però se ci sono problemi di linea, connessione, fatemi sapere, anche se appunto io non ne riscontro, però non si sa mai. Finalmente martedì, giornata di relax, di chiacchiere, si mangia, si beve, si discute di gente molesta. Non lo so perché, ora è tutto ok. Boh, gli è partita così, ma non lo so perché. Bitrate. Perché il bitrate? Aspetta, fammi controllare. Boh, un attimino, vediamo un po' che gli piglia. Non è. Vero è che c'è cattivo tempo qui, però non mi segnala nulla OBS, quindi non capisco come mai ci siano problemi. Perché il bitrate è così? Boh, vediamo, vediamo. OBS è tranquillo, quindi se va noi non tocchiamo nulla, eventualmente non lo so. Comunque, finché facciamo così, io mi controllo anche appunto, dalla piattaforma, da Twitch, e facciamo così. Allora, serata in cui si parla finalmente, ci si può muovere un pochino. Cioè, vi posso dire che è bastato solo oggi per ricordarmi quanto fosse stancante la settimana, diciamo così, i giorni non festivi. Perché sono ripartite appunto le lezioni, io mi ero finalmente messa un po' in riposo e invece niente, sono crollata. Ragazzi, mi sono fatta un'unica tirata di sonno oggi pomeriggio per farvi capire, l'ho distrutta. Comunque, stasera sì, intanto apriamo la nostra birretta, birrozza, perché giustamente se siamo in mood cibo e bevande, tiriamo fuori le bevande. Sì, insomma, è incasinata, ma è il classico, Kyle, è il classico. Mi sa che comunque oggi sarà una giornata molto tranquilla, saremo io e te, quindi buono finché non c'è gente molesta, non mi lamento, anche se siamo soltanto noi, anzi si può chiacchierare in maniera anche più libera. E niente, birrozza alla mano, vi faccio vedere quello che ho per stasera, per questa serata cibo e bevande strane. Partiamo da una sostanza strana che tecnicamente qui dice latte di cocco, no? E voi direte, sì, vabbè, la bevanda liquida classica, perché mai sarà in cartone? Boh, non lo so, sarà comunque tipo acqua, no? Vi faccio vedere la densità di sta cosa, perché io quando l'ho vista, perché per questo l'ho aperto, ho detto, boh, è in cartone, mi sembra strano, mi ricorda un po' la panna che noi mangiamo. Non so se voi prendete la panna, quella grassa o quella vegetale, di solito a casa si piglia quella vegetale, però per farvi capire è tipo panna. È densissima sta cosa. Cioè, è panna. Boh. E ovviamente per evitare problemi, perché a bere sta cosa non andrà giù neanche mai. Come al solito facciamo i mischioni, quindi latte di cocco, proviamo a diluirlo con l'acqua. Questa sarà la bevanda insieme alla birra di stasera. Panna di cocco, esattamente panna di cocco, in realtà non è latte di cocco. Io non so perché, cioè, trovo roba di questo genere, cioè, dovrebbe essere roba mangiabile, bevibile. Invece trovo roba strana, ecco, diluita, sembra più acqua appunto, sembra più latte. Che non so voi, non so te Kyle, ma qui in Sicilia c'è anche il latte di mandorla. Che non so se l'avete mai bevuto, mai mangiato, lo conoscevate. Io ammetto che a me piace, poi sinceramente forse perché mi piacciono anche le mandorle. Mischio, che è tipo
Sembra ogni volta che faccio ste live, sembro che sto a fare il piccolo chimico comunque. Cioè, veramente. Chiamatemi Severus Piton, cioè, sto a fare veramente le pozioni di Harry Potter. Ma vabbè. Il sapore del cocco ce l'ha, quindi già è un vantaggio che in teoria dovrebbe essere veramente cocco e non roba pannosa. Intanto faccio un taste. Niente, è acqua al cocco praticamente. Comunque ci sta e si può tranquillamente bere. Pensavo molto peggio. Ecco, questo è più latte di cocco che prende acqua e cocco rispetto alla panna che c'è qua dentro. Ovviamente, sempre il nostro Gotan, casa di produzione particolarmente nota su questo canale. Prodotto in Sri Lanka, cioè almeno il prodotto che è il cocco. La casa di produzione è in Olanda. Sì, Netherlands, quindi dovrebbe essere Olanda. E quindi abbiamo questa bevanda particolare. Poi, giustamente, io ho messo nel titolo. Io, peccato che non c'è Gaetano perché si sarebbe divertito. Perché abbiamo intanto per accompagnare tortillas piccanti. Perché giustamente. Mancava il piccante, poi ho messo il latte di cocco che non è il vero e proprio latte e poi abbiamo del patè, patè al salmone che comunque tecnicamente penso sia anche roba straniera perché è tutto scritto in francese quindi penso sia roba straniera, probabilmente si fa anche in Italia però ho trovato questo quindi Jensen's Lacher Patè, aspettate che cerco di farvelo vedere. E insieme al salmone, che ricordiamo che tra le altre cose a me non piace il pesce, come proprio alimento, abbiamo due versioni differenti di Pâté de foie gras, a.k.a. d'oca, che è roba in teoria da gente che se la può permettere. Io non so perché sto facendo sta cosa, però abbiamo questa versione che tecnicamente dovrebbe. Cioè, tecnicamente è sempre la stessa cosa. Però in teoria in questo patè c'è carne d'anatra, carne di suino e c'è anche fegato. Quindi non so se qualcuno di voi ha mai mangiato il fegato, tipo fegatini di coniglio o di pollo. In Toscana si mangia un botto i fegatini sminuzzati sul pane. Ecco, sta cosa è tipo quella lì. E abbiamo panna, acqua, uova. Sale, cipolla, vino Madeira, non so cosa posso, cioè un vino penso, e vabbè, spezie varie più che altro. Mentre qui il concetto è leggermente diverso perché abbiamo il tartufo. Quindi uno c'ha il vino, quello verde, l'altro c'ha il tartufo. Vi dirò, a me il tartufo me l'hanno anche fatto assaggiare, mi sa di gas, di azoto, di gas tossico, non so come la gente possa amare il tartufo, però capisco che i gusti, sono io che sono strana. Tanto beviamo la nostra acqua di cocco, io tecnicamente ho ancora ste cose dalle live scorse, cioè per farvi capire, le cannucce alla cioccolata della Nestlé. Così, allora, cannucce della Nestlé, latte, cioè acqua di cocco, latte, perché questo non è latte, è panna. Comunque, voto 10, io faccio i soliti mischioni, lo sapete, classica cosa della sottoscritta, fare miscele di roba che non si dovrebbero fare, però ci sta. Voto 10, mi piace. Sapore, prende, è tipo Kinder Pinguì, quello al cocco. So che sto dicendo delle cose che chi ama come me anche la roba della Ferrero mi dirà blasfemia, dissi Sparta. Però ragazzi, prendetela per buona, il concetto è cioccolata e cocco, quindi il concetto è quello. Quindi io mangio.
Anche perché tecnicamente parlando io non ho mangiato stasera, quindi ci sta. Mi è arrivata una botta di cioccolato pazzesca. Vabbè, vediamo sta roba. E tanto va, ricordiamo che in questi format che faccio io di roba da mangiare, la roba più o meno, si spera, sempre se non muoio, va finita. Quindi, mentre si chiacchiera un po' e vi racconto un po', anche perché questa giornata è stata iper pesante, tanto vi faccio sentire l'apertura di... Riuscirò ad aprire un pacchetto di tortillas? Non lo so. Mamma mia. Oddio, questa... Vabbè, sa di piccante, niente. Sa di paprika e di morte per la mia... Madonna, vabbè. So di che morte morire. Comunque, abbiamo queste qua da abbinare al patè, che abbiamo già preso. E appunto, mentre apro cose, inizia, da cosa volete che inizi? Oca blu, oca verde o salmone? Intanto ditemi voi. Vi racconto che è successo oggi. Perché appunto ho detto, e ho messo nel titolo appunto della live, persone un po' moleste. Oltre a cibo da ricchi, perché sinceramente il patè d'oca... Io lo vedo da ricchi, poi magari voi lo mangiate ogni giorno, ragazzi. Capisco che siete tutti ricchi, io sono qui con la mia faccia da schiaffino, però non sono ricca sicuramente. Ok, salmone va, vada per il salmone. 80 grammi di esperienza culinaria mai provata prima, perché sinceramente, vi ripeto, fegatini li ho mangiati, però non sta roba. Faccio un po' vedere. Sa di jambon, sa di roba, è pesce, tipo salmone affumicato di odore, però ricorda quella carne tipo Simmental, però mentre la Simmental era in gelatina, quella era tipo un tocco di carne pressata. I miei genitori la chiamavano jambon. Comunque, vado per fare la spesa oggi con mia madre. Tutto tranquillo e essendo comunque argomento di cucina questa serata, vi dico che giustamente penso che tutti voi, anche non so da parte di mamma se cucina o anche voi se cucinate, perché magari io non devo discriminare, magari se ci sono uomini amanti della cucina, si è beccato appunto, si è preso il vino per cucinare perché... penso che tutti voi sappiate che in cucina si sfumi appunto la carne o anche il pesce o anche magari alcune pietanze, tipo in Puglia, dato che io sono pugliese, a Foggia c'è un'usanza di fare una sfoglia intrisa di vino con poi dentro pinoli, uva passa e acciughe, alici sotto sale, ok? Che dà quel sapore di dolce amaro. Lo si fa comunque, sì, si sfuma col vino, comunque il vino in cucina, ragazzi, si usa. Voi lo sapete meglio di me, sicuramente. Intanto assaggio questo bellissimo patè bucherellato, tra le altre cose. Che cavolo ci hanno fatto questa cosa? Vabbè. Allora, vi dirò, io non apprezzo il pesce in generale, però il sapore è buono. Il sapore è buono, magari non sto buttando questa roba in giro per il computer. È molto forte il sapore del salmone, è come se avessi preso un pezzo di salmone affumicato. Penso che a questo punto che sia... letteralmente anche affumicato. Ora magari lo vediamo. Però vi stavo dicendo, intanto come voto gli do tranquillamente un 7,5, non tanto perché a me, ripeto, non garba tanto il sapore, perché si sente veramente il sapore dell'affumicatura. Però appunto, come vi raccontavo,
Vado io e mia mamma per pagare, si è fatta la mega spesa, ci sta, e arriva il commesso, un ragazzetto, un pischelletto, che fa: ma voi sempre prendete il vino qui al supermercato, che ci fate con tutto questo vino? Allora, io e mia mamma abbiamo guardato e abbiamo detto: guardi, sinceramente lo usiamo per cucina, perché ripeto, ragazzi, almeno in casa mia si usa molto per sfumare la carne, il pesce. Tecnicamente ve l'ho già detto, io mangio anche molta carne, quindi mia mamma mi sta sempre anche con il ragù, ok? La bolognese si sfuma, che sia bianco o rosso, però il vino va usato. Non si sfuma, non si fa il bollito, non si sfuma con l'acqua, che a quanto pare in questa parte della Sicilia usano così, perché sapete tutti che abito in Sicilia. Beh, in questa parte della Sicilia, a quanto pare, sfumano con l'acqua, usano a fare il bollito, per esempio, quando vai a sfumare il pollo arrosto, con le patate, ci butti un po' di vino per impregnarlo e renderlo più buono, anche per ammorbidire la carne. Loro invece ci mettono l'acqua, fanno il bollito al forno, non lo so, però vabbè. Sta di fatto che questo ragazzo ha avuto la brillante idea di farci la battuta: ma non è che lo bevete? E qui io mi sono un pochino alterata perché, punto uno, in Italia, nella terra anche dell'uva, dell'ulivo, l'Italia del grano, comunque anche un bicchiere a tavola, non so voi, ma birra e vino si usano, a parte che non siete astemi, in quel caso non vi dico nulla perché ci sta, per carità, io non sono io a giudicare, però di solito si può usare prendere un bicchiere a tavola, ma quando io prendo un vino di scarsa qualità, non mi devi rompere gli zibidei e fare la battutina, soprattutto perché sei un ignorante in materia. E comunque non è carino andare a dire a una persona, e noi sappiamo perfettamente che su questo canale c'è stato un individuo che fece una battuta simile e che mi dette un po' di nervoso, che appunto mi fece: ma stai sempre con la birra? No, faccio la serata apposita per giocare, chiacchierare, però non è che anche se tengo la birra in mano sono un'ubriacona, cioè non funziona così, il rispetto prima di tutto. Però questa cosa ha parecchio turbato mia mamma, io ve la volevo raccontare anche per sapere se vi sono capitate cose simili o come avreste reagito voi, ecco, perché io mi sono alterata, ma magari voi ci sareste scappiati a ridere sopra, l'avreste mandato bellamente a fare una passeggiata. Ecco, ditemi anche la vostra opinione. Già il classico fatti i cavoli tuoi, una risposta consona. E la carne è dura tipo sasso se la sfumi con l'acqua. Esattamente. Però, cioè, Kyle, ma anche penso i ragazzi che seguono questa live, dato che siamo comunque in tema cibo, sapete meglio di me che tecnicamente parlando ci sono anche persone che usano la birra per sfumare, perché si può sfumare anche con la birra. O la classica cosa dei dolci, cioè noi si mette il rum per alcuni dolci, il vermut per delle creme, delle cose. Quindi andare a giudicare perché io compro il vino abbastanza di frequente perché uso per sfumare, diciamo Hannibal Lecter, per chi conosce il personaggio della serie, ovviamente Hannibal. Quella persona non è stata molto cortese, quindi sarebbe diventato un ottimo pasto. Ovviamente, signori di Twitch e signori di YouTube, tranquilli, so, monetizzazione, mentre ma tanto non ce l'ho, quindi ciao ciao comunque. Però ovviamente è per raccontarvi un po' i fatti, perché questa gente è molto simpatica. Allora, intanto io cerchiamo di portare almeno a termine questa crème de salmon, perché le français, penso. Intanto fammi mangiare e poi vediamo veramente di dov'è.
Ma appunto, una confidenza su dei clienti che prima, punto uno, non conosci, punto due, mia mamma è più grande di te. Magari io no, ma mia mamma sì. Allora, comunque iperviscido. Allora, di dov'è questa sostanza strana? C'è scritto da qualche parte? Bello che io ho preso ovviamente roba, però non ho visto di dov'è. Quindi tecnicamente potrebbe essere anche dello Sri Lanka e non ho visto. Ah no, ragazzi, che ho detto Francia. Allora, vi dico che questo paese non è la Francia, vi dico soltanto è un paese che ama molto la birra e Justel. Penso che questo basti a dire che paese sia. Comunque, eventualmente indovinate, ecco, se non lo sapete. Ma tra tutte le cose, proprio là. Vabbè, sì, ma cibo di questo genere me lo aspetto da quel paese. Detto così sembra molto brutto comunque. Sri Lanka del Sud. Probabilmente Sri Lanka del Sud, che mangiano molti wooster. Dunque la chiamano a noi la U, la VA, un gappero la chiamano loro. Io non so, ecco, non so chi ha studiato tedesco a scuola o all'università, ma come fate? Cioè, è peggio del latino e del greco. Io, mia mamma che l'ha studiato e mi ha potuto raccontare di come a tutti gli effetti sia un mix. Con derivazioni, declinazioni, è un inferno. Ragazzi, chi studia lingue, come fate? Per piacere, raccontatemelo. Perché se io piango con le lingue morte, perché ho fatto il classico e ora sto facendo delle materie in cui mi ritrovo a studiare lingue che non si usano più e che comunque il dizionario è rimasto quello, figurati voi che la lingua muta. Io, condoglianze, vi voglio bene, comunque, complimenti. Comunque, veramente ha un sapore orribile, proprio roba tedesca, cioè si sente tantissimo. Oh, faccio la mattata, ragazzi. Quanto muoio con queste patate? Mamma mia, ma quanto tasso di. Ti prego, dimmi che c'è un tasso di piccantezza. Tra le altre cose, la lingua italiana era tipo l'ultima, è tipo l'ultima qua nell'angolino, che manco si vede. Io non. Cioè queste patatine. Anche queste patatine, cioè tecnicamente sono l'idea messicana, però sono state fatte in Svezia. E tu dici: ma se sono delle tortillas che dovrebbero essere roba messicana, perché le fanno in Svezia? E là ti fai domande sul fatto che ormai tutto il mondo è paese, letteralmente. Dai, facciamo roba svedese con roba tedesca. Tutto il contrario di tutto, non so manco parlare. Gli svedesi messicani, tasso piccantezza in Soverdentausen. Questa cosa ha una. Ma raga, voi non lo potete vedere, questa cosa ha un'aura potentissima mia. Io ho paura. Cioè, proprio, avete presente quando negli anime ci sono le aure malvagie? Questa cosa è malvagia. Io so che morirò, però vabbè. Gaetano, anche se tu non vedi questa live, sappi che lo sto facendo per te. Quel ragazzo mi vuole male, mi vuole morta. Non si sente. Non si sente il piccante perché la gelatina lo copre. Ho scoperto forse qua. Aspetta, vediamo una cosa. La cosa buona è che è il latte di cocco, sì, ma tecnicamente non è latte. Quindi è roba che mi farà sicuramente, cioè non mi aiuterà a nulla. Comunque, io non lo so. Allora, provo a mangiarle così per vedere se appunto c'è veramente il piccante o meno. Perché con il patè di salmone.
ripeto che no, sta roba io non l'ho mai mangiata in vita mia comunque, non si è sentito nulla, quindi io voglio capire, voglio soffrire, voglio capire se c'è il piccante o meno. Perché comunque dicono, cioè vabbè, a parte che c'è anche l'immagine che con i peperoncini tipo piccanti, ma dicono che ci sia comunque il peperoncino. Mi sa di sì. Mio caro Kyle, miei cari ragazzi, abbiamo beccato un cibo che è piccanto ma non piccanto. Non c'è in sta roba, non c'è piccante. Quantunque c'è scritto che c'è il peperoncino, eh. Allora, vi dico. Olio di semi di girasole, farina di mais, condimento al peperoncino, sale, spezie, cipolla, pomodoro, cumino, coriandolo, origano, aglio e peperoncino. Quindi in teoria ci dovrebbe essere, ma è piccante ma non piccante. Non c'è posso mangiare tranquillamente. Ah, che cosa bellissima. Perfetto, sta live è una live perfetta, è bellissima, sono contenta. Ah, che bello! Io avevo l'ansia di mangiare roba orribile a sto giro, invece me la sono scampata. Ma questa era nel reparto messicani, ragazzi, quindi mi aspettavo l'ira di Dio. Ma mega causa all'America, dove ti lamenti che al ristorante tutto a volontà non ti hanno fatto mangiare. Vabbè, ma lo you can eat. Cioè, poi se si lamentano gli americani, ragazzi, la roba che sta succedendo in geopolitica in questo periodo, in questo momento storico, è da paura. Comunque, cioè io non. Mi ero messa il famoso latte di colco che in realtà è panna, ma a questo punto non mi serve. Comunque gli americani sono proprio americani, sottolineo il cani. No, ma è fantastico. Non è piccante. Non è piccante. Vabbè, dovrò rimediare quindi perché devo cercare qualcosa che mi faccia stare male. No, che poi secondo le politiche di questa piattaforma non devi fare roba che ti fa stare male. L'ho scoperto di recente, st'altra cosa. Però ci sta, io sono ignorante in materia. Comunque, cerchiamo di finire sta mega. Che poi in realtà sono 80 grammi, eh. Quindi, cioè, sono anche a metà dell'opera. Ma sta roba secondo me è per i cani. Cioè, in realtà l'ho trovato come cibo per uomini, però per me è per i cani. Io avrei una mezza idea. Però no, no, sarebbe uno spreco alimentare, non lo posso fare. Sarebbe da provare a vedere che cosa, come reagisce Stormy, la mia cagnetta, sta roba. Però non penso, cioè non sarebbe molto giusto. Boh. Vediamo. Ah, il no piccanto. Vabbè. Potrei ancora avvelenarmi perché potrei prendere stasera un oggetto che un cibo che tecnicamente era per la prossima serata pub, serata chiacchiera. Quello in teoria ve lo faccio vedere, ragazzi. Sempre se lo trovo. Sarebbe questo qua. Sono germogli di soia, tecnicamente, prodotto sempre in Olanda con roba dentro di derivazione non si sa quale. Germogli, no, di fagioli in agrodolce. Germoglio di fagioli, sedano, cipolla, aceto, paprika.
eccetera, eccetera. Potrei usare questo stasera. Se proprio devo cercare di farmi stare male. Però vorrei evitarlo, signor, forse per la prossima volta, perché tengo ancora la mia vita. Però vediamo. Il famoso cibo cleopatrico. Beh. Ma in teoria io eventualmente prenderei soltanto i germogli, tipo quei cosini. Perché allora, tecnicamente, Kyle, io ho il germoglio tipo di soia, questi sono i fagiolini, però tecnicamente è la stessa cosa. L'ho già mangiato con un'amica, perché lei era vegana, e mi ha fatto appunto assaggiare questo cibo, che vi dirò, mi è anche piaciuto. E quindi quando l'ho preso ho detto, vabbè, eventualmente mi alimento soltanto di strisce di verdura e magari evito roba piccante. Poi in realtà si scoprirà che è tutto piccante e morirò. Però ci sta. Io non le ho fatto assaggiare una fiorentina. Ma il problema sai qual è, Kyle? Che quella ragazza mi stava ospitando in casa sua. Non penso fosse il caso di in qualche modo infastidirla, ecco. Perché, dicevo, mi ha fatto un favore, quindi devo stare zitta e buona. E quando si è ospiti, ecco un'altra cosa, ragazzi: quando siete ospiti a casa di qualcuno, io ho scoperto a mie spese. Io sono, ve l'ho detto, una che veramente rompiscatole per il cibo. Beh, diciamo che devi stare zitta e buona, perché altrimenti te menano. Quindi. Sappiate questa cosa, o state da parenti o non uscite con noi, o non chiedete aiuti ad altri perché ve magnano. Ok, facciami bravo Kyle, perché altrimenti ti fanno mangiare roba avvelenata. Cioè, volevo dire, no, per carità, non c'ho nulla contro i vegani, però. Ci sta il loro mood, però, ripeto, preferisco mangiare un po' di carne e non sprecare il cibo piuttosto che nutrirmi soltanto di verdure, perché non, io non reggerei, proprio il mio corpo non ce la farebbe. Comunque, si parlava prima di utilizzare l'alcol in cucina e non ovviamente l'alcol etilico, anche se, ragazzi, vi è capitato in famiglia, non so se per esempio nella mia famiglia si usa, fare, che vi so dire, le bevande alcoliche fatte in casa, tipo i liquori, il liquore, il limoncello, il mandarino, anche l'arancino, qui con l'arancia, le bucce d'arancia. Da voi si usa? Avete mai fatto, per esempio, mia mamma ha fatto anche con i semi delle amarene, un liquore tipo allo sherry, ok? Oppure il nocino con le noci. Da voi si. Ah, ok, quindi anche tu, Kyle, anche da te si usa, perfetto. Ma i bravi di Don Abbondio, quindi facciamo che. No, sarebbe un po' brutto. Questo matrimonio non sa da fare. O mangi carne, no, dai, non è il caso. E poi immaginatevi, ecco, una coppia in cui uno dei due componenti è vegano o appunto in mood, diciamo, già vegano di suo o diventato vegano. Io ho visto alcuni ragazzi che tranquillamente non impongono al compagno o compagna il loro mood alimentare, però ho visto anche altre persone farlo. Sinceramente, parlando in questo mood, a me quest'ultimo modo di comportarsi non mi piace, perché capisco l'amore, capisco il rispetto reciproco, però non è molto carino che tu costringi l'altra persona, cioè magari se l'altra persona vuole farlo è un conto, ti dice va bene, me l'accollo come cosa, mi va benissimo, però io ho visto veramente persone quasi costrette
dal loro partner a fare una cosa del genere. E della serie diventa anche tu serial killer cannibale se mi ami. E praticamente sì. Cioè, questo ovviamente succede anche con persone non vegane, magari anche nel senso opposto. Perché magari ci può essere sempre una coppia, la figura vegana che magari il compagno o compagna lo costringe a invece mangiare carne. Cioè, queste cose io ve le parlo perché nel B&B, queste cose comunque io le ho viste nel B&B che abbiamo, ci sono capitate. C'era, vi dico questa storia, ragazzi. La figura del marito, la moglie era vegana e il marito la prendeva in giro e dava della scema. E sinceramente, ripeto, sia in un atteggiamento che dall'altro, io questa cosa la trovo molto irrispettosa. Infatti mia mamma mi disse stati zitta perché comunque non dipende da te, magari la moglie lo capisce, sa che sta scherzando. Però se dovessi essere io, non so, voi mettetevi appunto nel caso di quella donna, cioè io avrei agito male, cioè mi fai fare una figura del genere davanti alla gente o comunque mi manchi di rispetto anche davanti ai bambini, perché erano sposati con i figli. Cioè, è la prima cosa di tutto, è appunto il rispetto in una società. Però cioè, c'erano molte persone ambo i sessi che con il gioco del ma io scherzo si permettono troppi russi, ecco. Però io che cavolo, perché io devo mangiare, non devo fare le ramanzine, scusate. Dai, un boccone per la mamma. Sì, è un tipo di atteggiamento da dominante che però lascia molto il tempo che trova, Kyle. Io sto ter se tortiglia. No, vabbè, a sto punto però non fanno più l'effetto scenico. Vabbè, le mangio, però a questo punto, boh. Una cosa che posso dire è che comunque questa roba svedese e tedesca, ragazzi, lascia un retrogusto orribile. Cioè, questo qua alla fine ti rimane in gola amaro. Veramente brutto. Cioè, ovviamente mettiamo la cucina italiana. Noi non amiamo cibo che ci rimane aspro o comunque amaro in gola. Almeno il caffè, però, vabbè, il caffè è fatto apposta. E il sapore proprio del caffè tostato, che è proprio un sapore a parte. Questo è proprio brutto, è come chimico. Cioè, sì, ok, sto per abbassare, abbasso volentieri il voto in entrambi le cose. Cioè, sono da 6. Cioè, li mangi per bisogno alimentare, ma tendenzialmente no, infatti, nel nostro cibo non c'è sta roba. Ma veramente sa di amaro. Comunque, vi dico, se siete curiosi ovviamente di sapere dove prendo sta roba, le ho trovate alla Crea, alla Crai, quindi non andate alla Crai, o almeno non cercate il reparto roba straniera perché trovate sta roba qua. Cioè, vedete com'è, tra le altre cose, ci ho inserito letteralmente, è tipo la spada nella roccia. No, quella è il Signore degli Anelli, lo so. Lacuna, buonasera, bentornato. Da tanto che non ci si beccava. Buon appetito. Vuoi provare un po' di roba tedesca?
Vabbè, ci sta. Ci sta tranquillo. Mamma mia, ragazzi, stavo per vomitare. Cioè, giuro, stavo per vomitare. Mi è risalito tantissimo. È iperviscido. Ostrica style. Vabbè, salmone, ostrica. Comunque sempre roba di mare, più o meno. Si è notato, va. L'ho notato anch'io, mi è proprio risalito tutto le... Mamma. Vabbè, dai. Comunque, Lacuna, che racconti di bello? Com'è andato il periodo? Vabbè, io ho bisogno di sciacquarmi la bocca. Cioè, tra latte di cocco, che in realtà è panna, e cibo amaro, io veramente... Birra, vieni a me! Ah, che racconto di bello, niente! Allora, a parte che, come raccontavo prima ai ragazzi, ho avuto una discussione oggi con un ragazzetto che ha dato a me e a mia mamma delle ubriacone. Dopo aver bevuto la birra, però vabbè, perché Lacuna, tu sai meglio di me che in cucina comunque si sfuma col vino, che ti fai il brasato, fai il ragù, fai anche il pollo al forno per dare quell'odore, quel sapore in più, un minimo sfumi. Sto qua faceva tutto, sfuma tutto con l'acqua. Fa prendere il ragù con l'acqua, fa la carne con tutto con l'acqua. Roba sicula, cioè, ma in questo caso lo dico di questa parte della Sicilia perché so perfettamente che c'è gente in Sicilia che sa perfettamente cucinare, ma questo ragazzo non so come mangia. Gente strana e dove trovarla? Tipo, è un animale fantastico. Come definire questo personaggio? È un uomo. Sto per dire cose brutte, quindi le tagliamo, però è un uomo. È un uomo. Non, lasciamo stare. Sì, è stato molto simpatico come ragazzo. Poi per il resto, lavoro, appunto, università, esami, cose molto simpatiche, Lacuna, molto simpatiche. Però questa cosa è da raccontare, sta cosa. Sì, fa pure. Ma allora, questa stessa persona, questo non ve l'ho detto, ha fatto anche un'altra battutina a mia mamma. Perché lui è persona. Ecco, un uomo F. Lui si chiama. Inizia il suo nome con la F. Lui è un uomo F. F in chat, ma letteralmente è proprio un personaggio che. Get good, ok? Provi a fare di meglio perché sei un imbranato. Letteralmente ha fatto una battuta qualche tempo fa a mia mamma, stesso supermercato perché è quello del paesino. Allora, mia mamma doveva fare, siamo sempre in mood cibo, non so se vostre madri l'hanno mai fatto, eventualmente vi racconto questa ricetta. Usate F di va a fanciufolo, esattamente, va fanciulo, come direbbe qualcuno. Allora, voi prendete i würstel, è una ricetta veramente molto semplice. Würstel, li tagliate a metà, mozzarella, mettete il capocollo, comunque cibo, che può essere comunque sempre non a cubetti, ma comunque fette, ok? Capocollo, speck, quello che volete metterci dentro. E poi li fate andare in padella sfumandoli col vino, appunto. Viene una cosa molto carina, sfiziosa. Mangi cibo, è cibo, tutti gli effetti. Mamma ha preso, siamo due in casa, non ti prendo un chilo di prosciutto o un chilo di capocollo o un chilo di mozzarella. Non c'è bisogno, siamo due persone, non ci vuole un genio, penso. Comunque. Tartufo o vino? Uno è sfumato col vino, l'altro col tartufo. Sono pâté de foie gras, roba francese slash tedesca, con dentro anche appunto il fegatino, fatemi sapere.
Però questo individuo è stato molto simpatico, intanto bevo il mio latte di cocco, a farle la battuta, soltanto queste poche fette? È del tipo, siamo due persone, cosa vuoi dalla mia vita? Tartufo? Tartufo? Tartufo sì, vediamo qual è, perché mi sono anche dimenticato qual è. Tartufo? Ah, è questo qua, il tartufo, è quello blu, ok. Allora, prendiamo di nuovo questo esemplare di cibo. Vedete, qua c'è un'oca, in teoria. Cioè, quella che sono io a tutti gli effetti, sono una papera. Qua, quindi qua. Che bello che io mi autooffendo. Imparate, ragazzi, quando vi autooffendete, nessuno vi dice nulla, perché non sanno di che reagire. Stesso colore di quello di prima. Stesso odore di cibo per cani, di come quello di prima, non ve l'ho detto, ma l'odore era quello. Sa di non proprio crema spalmabile. Guarda, dov'è il coso? Ho perso il cucchiaino. Bene, una cosa dovevo fare, non per... Ah, eccolo. Allora, crema spalmabile, cioè, è tipo... Non è molto spalmabile, è proprio, cioè, gelatinoso. Penso si possa spalmare in qualche modo, però è veramente... Ci hanno messo dentro il brodo. Tipo cemento. No, vabbè, cemento no, però... Comunque, ragazzi, ci hanno messo il brodo e... L'odore... Questo non è tartufo. Ma che cosa... Ragazzi, mi hanno scammato, mi sa, eh. Vabbè, proviamo, dai. È inutile che sto ad annusarlo. Allora, dovrebbe essere fegato di maiale, carne d'oca e fegato d'oca con tartufo. Aroma al aria fritta al tartufo. Sembra l'odore è quello del fegato e della carne. Comunque, è cibo. Beh, spero sia mangiabile. Vediamo quanto sbratto tra 3, 2, 1. Allora, il pâté de foie gras tecnicamente è da nobili, Kael, ma fa veramente schifo. Fa schifo. E io il fegato lo mangio. Cioè, i fegatini li mangio, ma questo fa veramente schifo. Sempre quel saporaccio alla fine amarognolo, amaro. Ma... Allora, c'è di peggio. Ripeto, questo ha un sapore che comunque riconosco che c'è dentro il fegato. Però veramente brutto, ragazzi, veramente veramente brutto. Cioè, mentre prima quello di prima era salmone affumicato e basta, questo è come faccio a farvi immaginare il sapore? È un sapore, non so se intanto avete mai mangiato, sì, Kael, tu me l'hai detto che hai mangiato i fegatini. Però è il concetto quasi per chi non ha mai visto, mai assaggiato, come di granuloso. Cioè, nella lingua sentite un sapore che proprio vi gratta sulla lingua. E giustamente poi anche quando va giù è tipo che ti gratta. È strano, è molto... non penso sia il tartufo questo, eh. Tartufo che si fanno pagare 1.000 euro per il tartufo e prende... Ragazzi, se amate il tartufo, sappiate che io ve lo smonto perché a me non piace. Perché veramente mi fa puzza a me, tra le altre cose. Purtroppo l'unica cosa con cui posso accompagnarlo sono o le tortillas, pseudo piccanti, ma che piccanti non sono, cioè è il famoso piccante o non piccante, come abbiamo attestato con Kyle. O birra o latte di cocco, quindi altra roba non ho per accompagnare, purtroppo. Ah, tartufo gelato, è un'altra storia. Poi, Lacuna, se tu mi parli di gelato,
dovete sapere che io camperei, e l'ho già detto più di una volta, soltanto di gelato e tè caldo. Quindi shock termico ogni 3x2, mori, probabilmente avrei mal di pancia, però io mangerei solo quello. E ne possiamo parlare. Va bene. Ho la panna al cocco, mamma mia, la panna al cocco. Raga, vabbè, poi devo... Vabbè. Forza che dobbiamo finirli sta roba. Non lo sapevo. Cioè, del nero di Modica ne ho sentito parlare, ma non lo conoscevo così approfondito. Cioè, non sapevo neanche che fosse tipo un gelato. Pensavo fosse un modo di... un tipo di fondente a tutti gli effetti. Poi, a Modica, dove sto io, a tutti gli effetti, la cuna, fanno quel, il famoso cioccolato ghiacciato, cioè proprio a freddo, lavorazione a fredda, che è ipergranuloso, però è veramente buono. Ah, è un fondente, è appunto, ok. Io perché, allora, io perché ho sentito parlare delle tavolette, ecco perché... Allora, vi dico, cioè per farvi capire come è panna, raga, è proprio panna, non è latte di cocco sta roba. Dovrei diluirlo di nuovo, cioè vedete, lascia anche l'alone, cioè c'è l'alone della panna. Non è latte di cocco. Ah, ma tu vai proprio di lusso, la cuna fondente, praticamente, e cocco. Poi vabbè, a sto punto io l'ho detto, la cuna, trasferisciti, vieni a fare una passeggiata qua giù, e altro che nero soltanto di Modica, esci con 10 kg in più. Che tra le altre cose, ora vi faccio un po' arrabbiare. Questo ragazzo che ha fatto quella battuta a me, a mia mamma, oggi, ha avuto anche un ardire. Ora, non so da dove venite, cioè, Kyle tu, e te la cuna so da dove venite, però magari gli altri ragazzi non so da dove venite. Però, se non siete siciliani, potreste risentirvi, perché ha detto la cucina siciliana è la migliore d'Italia, tutte le altre fanno schifo. Vi ricordo che mia mamma è toscana e io sono pugliese. Vi dico solo questo. Mi sa che sì. E non capisco ancora come non l'abbiano buttato fuori dal lavoro. Perché gli sta facendo perdere a questo supermercato dove stiamo noi un sacco di clienti. E ancora non l'hanno buttato fuori. Vabbè. Ah, la Valle dei Templi, sì. Però da Agrigento a qui, la cuna, quindi da Modica, volendo, la Valle dei Templi, metti che sono parecchie ore di macchina. Cioè, dalle 2 alle 3, perché poi le stradine, ragazzi, allora, la Sicilia è fatta di schifo. Salerno, Reggio Calabria, cosa? Cioè, ti perdi, sono soprattutto... arrivati da Ragusa, ok, che è la punta, diciamo, a sud, ragazzi, per risalire, per andare verso Agrigento è peggio di essere in mezzo alle campagne, cioè ti perdi. Ah beh, Val di Chione a Val d'Orcia, bella, hai detto tutto, eh. Ma Lacuna, te ci sei stato quando ho fatto la live su Girgenti? Io ho raccontato anche di Girgenti, la città ovviamente, quando era città, diciamo, fatta dai tiranni, quindi periodo Magno Greco. Perché lì ti ci divertivi, andavi poi a Girgenti e dici, ah beh, bella. Vabbè, tranquillo, era per dirti che comunque si era anche parlato di Agrigento. Comunque ci sta,
Purtroppo, parlando sempre di Agrigento, ci sarà una cosa turistica che probabilmente non riuscirei a vedere, mentre io ho avuto la fortuna, sono stata una delle poche ultime a riuscire a vedere questa, diciamo, edificio, che poi non è un edificio, ma è un elemento naturale, che è la Scala dei Turchi. Non è una vera e propria scala, ragazzi, ma è una parete, diciamo, tutta bianca, di penso sia calcare, tutto naturale, che va a picco sul mare. Immaginatevi questa parete, anche che tende a diventare a gradoni perché è stata nel tempo modellata, e poi sotto c'è la spiaggia. Parete bianca a scaloni, hai avuto modo di vederla? E sappi che l'hanno chiusa perché c'erano la gente in civile che l'andava a fare i graffiti, a incidere cose sul calcare, hanno chiuso perché tecnicamente era un bene naturalistico, paesaggistico, e ovviamente la gente è bestia e quindi l'andava a deturpare, appunto. Sì, è stata deturpata e l'hanno chiusa. Non c'è più modo di andarla a visitare. Bellissimo, è proprio bellissimo. È ignoranti, ma ovviamente quando attiri turismo, se il turismo lo tieni in uno stato brado, i turisti poi sono le stesse persone che, non so se sapete, in Sardegna, se non sbaglio, non mi ricordo dov'è il paesino specifico, però c'era una spiaggia fatta di sabbia rosa, dovuta a coralli, sedimenti comunque rosati. E la stavano prente a smantellare perché c'era gente su gente su gente che andava a prendere un tanto così di sabbia. Budelli è un'isola, ok. Sapevo che c'era anche una cosa fatta in Sardegna simile, però il concetto comunque è uguale. Quando tu vai e prendi o deturpi perché il pensierino, beh. Poi io parlo perché purtroppo è anche il mio lavoro, ragazzi, sapete che ci sono in mezzo. Però la stessa cosa varrebbe per Pompei, eccetera, eccetera. Ah, ok, in Sardegna, ok, vabbè, non lo sapevo, ecco. Io ricordavo che fosse proprio sull'isola Sardegna, ecco, non fosse un'isola. Sì, praticamente quello. Ho letto quello che hai scritto tu, Kyle. Un pugno di spiaggia, ma milioni di persone, la spiaggia scompare. Però io intanto, ragazzi, non sto, ma sto chiacchierando con voi più che mangiare perché sta cosa mi fa schifo. E io, ripeto, mangio le frattaglie, però mi fa veramente schifo. Non si dice, queste live sono fatte per mangiare e farsi garbare tutto, quindi. Ma non è perché dite, ma perché fai storie? Cioè, alla fine, ma proprio perché è amaro alla fine, cioè, senti il sapore amaro. Dai, dobbiamo finirlo. Oddio, che è sta roba? No, aspetta. Questo ve lo devo far vedere. Che è sta roba? Franz, buonasera, bentornata! Oggi si mangia roba. Raga, che è sta roba? Che è sta roba? Ma ci hanno messo la carta dentro? Come va, Flans? Però che hai passato un buon fine settimana, ti sia divertita. Ma che è sta roba? Cioè, raga. Cioè, tipo. È tutto bene. Cioè, allora, ti spiego. Io tutto bene, a parte robe e gente molesta.
Però ti spiego, stavo facendo degli assaggi di cibo che è tecnicamente da ricchi, tipo il patè d'oca, fegato d'oca, eccetera, eccetera. C'è un tipo una carta dentro, roba tedesca comunque. Ah, comunque sono contenta che hai passato un buon fine settimana. Io sta roba la vorrei dare a Stormi, però. Ma se la do a mia cagnetta, sto cibo, che è dei ricastri, è dei ricchi, io sono povera, di mio. Secondo voi che dice? Io vorrei. No, se facciamo cosa del genere, mia mamma mi ammazza. Perché con sta roba. Tra le altre cose, ecco, per farvi capire, sono. Ho preso Flans, eccetera, eccetera, ragazzi, la cuna, Kyle. Ho preso questi patè che sono 80 grammi, sono veramente delle scacce, cioè, più grande fra un po' la mia mano, ok? E quanto il palmo della mia mano. Sono costati tipo 7 euro. Sicuramente è contenta, però, cioè, Stormy è una femminuccia, è una piccola bimba monella, però. Sono piccolini, ma sono. Cioè, c'hanno dentro lo schifo. Tedeschi! Germania! Cosa fate mangiare i vostri bambini, ya? Cosa fate mangiare? Che è sto kartoffeln? Scusate, ovviamente non. Ovviamente sì, non siamo razzisti e cose varie, sto facendo uno stereotipo, sto giocando male. No, no, ma tranquillo. Flans, ti pare? Stormi. Poi non l'hai mai vista, no, la bambina, quindi ci sta che non lo sapeva, pare. È una cavolata. No, la Lidl non ce l'ho, per questo. Ma il problema tra le altre cose è che, e questo preannuncio anche questo fatto, prossime live in cui sì, si parla, ma si mangia anche, io mi avveleno con cose strane. Ho scoperto che a Modica, la Cuna, dato che tu vuoi venire a mangiare il cioccolato, c'erano due negozi etnici, di cui uno vende roba rumena, slash polacca, slash comunque dell'est Europa. E sarei tentata di andare a visitare, a vederla, solo per capire un po' cosa mangiano i ragazzi dell'est Europa per assaggiare. Però se già la roba tedesca fa così schifo. Io, ragazzi, posso fare un po' la nazionalista nel senso buono, me lo permettete? Perché, cioè, il cibo italiano io sono di parte, perché giustamente sono italiana, sono di parte. Però finora non ho trovato. Anche che sapete che io amo il sushi, non ho trovato ancora roba. Comunque messo tutto a paragone che soddisfi, cioè che sia a mio gusto come comunque il nostro cibo, perché per esempio sono stata in Grecia quando ho fatto la famosa gita del primo anno di liceo, quindi terzo anno di classico, si va in Grecia e là era soltanto patate e agnello, patate e ovviamente salse varie, salsa yogurt, eccetera, eccetera. Però era solo quello mangiavano. Tu dici, ma bimbi miei, ma qualcos'altro di tipico vostro? Noi abbiamo una varietà assoluta, ma cioè, allora, se Franza, anche la nostra fortuna è che ogni regione se ne inventa di tutto un po'. Cioè, è questo il bello dell'italiano, che siamo molto creativi. Mentre appunto in Grecia hanno soltanto quello, almeno che ho beccato io, non è che potete dire, beh, sì, sei stata lì però soltanto pochi giorni, ma ho mangiato solo quello, mi hanno presentato solo quello. Quindi, a te piacciono tutte le cucine? Ah, allora sei. Wow, figo, beata. Quindi, sai cosa sarebbe? Allora, ti consiglio, se hai un modo e ci vorrei andare anch'io, dovete sapere che
Allora, infatti periodicamente fanno un festival del cibo che si chiama Gnam e ti fai tutti gli stand. Ecco, ci sta, e fai bene. Però a questo punto, dato, e lo dico anche a tutti ragazzi, dovete sapere che a Milano c'è tipo la fiera internazionale del cibo, dell'artigianato, una cosa del genere, lo fanno comunque intorno a gennaio. E praticamente lì c'è anche roba russa, roba messicana. Io vorrei andarci solo per mangiare roba e vedere, per esempio, in Russia che ti danno. Sicuramente la vodka, perché vabbè, stereotipo, stereotipo, stereotipo. Però sarei veramente curiosa. Perché, per esempio, in Giappone sushi, sushi. Tempura, la roba messicana, mal di pancia, per me mal di pancia, Franz, io il piccante non lo tollero. La Lidl fa questi eventi? No, ma perché dici la Lidl, scusa? Che intendi con la Lidl? In Russia ti... No, 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 la cuna, evitiamo queste cose che mo come mo, con quel periodo in cui siamo... Parlare di armi non è probabilmente la cosa più... Io ho fatto una battuta sul cibo, non andiamo a scaturire in cose che... Se no ci mangiano la faccia, dai, per piacere. Ci stanno anche le zuppe, magari in Russia. Anche se la zuppa la faccio più... Non lo so... Forse anche in Cina, detto in maniera molto semplice. Perché ce li vedo, cioè, poi ovviamente io mi immagino, ci sarebbe da andare, però magari zuppati con il riso, le varie cose, ma anche in Giappone, alla fine il ramen stesso è una zuppa, quindi ci potrebbe stare. Raga, io mi sono persa. Flans, la cuna, sapete che io nei vostri discorsi mi sono persa perché sono scema. Quindi io nel dubbio sappiate che sorrido e annuisco, però sappiate che mi sono persa. Vi voglio bene entrambi, nel dubbio vi voglio bene entrambi. Io non riesco a... Io devo mangiare... Raga, mi costringete a mangiare... Cioè, no, vabbè, no, ci mancherebbe, però... lo voglio mangiare... Dai... E io faccio questa cosa quando sono... che devo preparare gli esami, ma non voglio studiare. Dai, mangia. Ma no, mangia. Cioè, io sono bipolare. Quelli che vivono meglio e che mangiano meglio sono gli abitanti di Okinawa. Vabbè, sì. Questa l'avevo sentita anch'io, di queste persone che hanno un'alimentazione tale da non avere proprio malattie e vivere un botto. Ma in generale, la cuna, i giapponesi tendono ad avere un aspetto sempre giovanile, cioè l'invecchiamento è molto lento nella loro genetica. E l'ho visto con i miei genitori adottivi quando sono stata appunto in Giappone. Loro non sembrano sempre eterni adolescenti e hanno anche un'alimentazione che, benché ricca di salse, mettono molta maionese, per esempio, anche negli yakisoba, no, no, yakisoba no, però nei takoyaki, mettono per esempio spruzzate di varia roba. Comunque campano da Dio. Non si capisce come cavolo fanno. Ma tu la cuna, allora tu sei un elfo, sei un mago. Tu sei un mago, la cuna. Ammettilo. Beato te. Io prendo un'altra pannuccia al cioccolato perché... Se no sta cosa non va giù. Per farvi la cuna, per farvi vedere la panna.
Che questo non è latte di cocco, è panna. Ecco. Cioè, per farvi capire, nel bricchetto. Ed è veramente da effetto panna. È pannosa come cosa. Vabbè, Franz, allora, Franz, capiamoci. Quando ti danno meno età, soprattutto se noi siamo ragazze, va sempre bene. Ma la cuna che è ragazzo, boh, cioè, non importa, cioè, è ragazzo, ma noi ragazze ci dicono che abbiamo meno anni. E tu, Franz, hai scoperto di essere, ti so dire, una diciassettenne. Ammettilo, Franz, tu vai ancora a scuola, non ce lo volevi dire. Non ce lo volevi dire. Vedi, anche la cuna conferma che... Perché giustamente vanno fatti gli stereotipi che noi donne dobbiamo... Ci abbassiamo l'età, no? Ti capisco. Poi... Franz, per farti capire, per farvi capire tutti... Ma mi pigli anche in giro, Kyle, va bene. Sì, mi pigli anche in giro, faccio 20 anni, magari. Comunque, Plans, ragazzi, per farvi capire. Io, al telefono, pronto signora, guardi, siamo Telecom Italia. Guardi, la linea non appartiene a me, appartiene a mia mamma, le passo mia mamma. Un'altra chiamata, la prende mia mamma. Ciao tesoro, mi passi la mamma? Guardi, ho 60 anni e passa. Ah, mi scusi signora, non volevo. Cioè, funziona così, eh. Cioè, se la ragionano in una maniera che tu dici, ma... Quindi chi è il grande e chi è il piccolo? Poi, purtroppo la mia voce e quella di mia mamma al telefono sono uguali. Ragazzi, se... facessi mi sentiste voi al telefono e sentiste mia mamma, siamo uguali, quindi immaginatevi il mood che a me mi prendono per l'adulta e tu dici vabbè, ok, sono adulta, ormai ne ho 22, però mi fanno tutti esperti. Mamma, ciao tesoro, come stai? Mi passi la mamma per piacere? Mamma, ma veramente. E questo è il classico del... Questo vi fa capire che i ragazzi, cioè, comunque, quello che dicevo prima, quell'effetto spada della roccia sono sti cosi. 7 euro per sta cosa, vabbè. È cibo da ricchi, è cibo da... Il patè è il fegatino di anatra, è cibo da ricchi. Mi sembra tanto... A me mi sembra cancerogena sta cosa, però vabbè. Allora, non so dirvi perché e per come, ma finora l'unico cibo da ricchi che mi è piaciuto è stato il caviale, le uova di Storione. Una volta mangiato perché a un matrimonio, però l'unica cosa, neanche le ostriche mi piacciono, che a me l'idea del viscido che mi scende in gola mi dà proprio noia. Un'altra cosa divertente che mi succede è stata in un negozio mentre ero da sola. Stavo chiedendo informazioni a una commessa e lei mi ha detto: ma tua mamma ha la tessera per qualche sconto? Franz. Tesoro. Tesoro, ma sei sicura di voler stare su Twitch perché è un ambiente brutto per i bambini? Franz, mi dispiace tantissimo, ma come? Ma come? Ma povera. Questo è bullismo, poverella. Mi dispiace, mi dispiace. Beh, Franz, tu tra metti 40 anni sembrerai ancora una ventenne. Ti va bene, fidati che ti va bene, non... Per ora è disagiante come cosa, ma ti va bene. Dopo ti va bene.
No, ma ormai ci si è abituata, però mi dispiace perché immagino un po' il mood, cioè a me darebbe molto, cioè mi farebbe ridere, mi darebbe fastidio perché dici, ma non avete gli occhi? Sì, ma sicuramente, perché se continua già così è già messa bene. Ma manca veramente Lacuna, dato che a te pure ti fanno indietro d'età, ragazzi, ma questi non è che sono i conservanti degli alimenti che ci fanno mangiare, che ci fanno sembrare eternamente giovani. Non è che ci stiamo trasformando tutti in elfi. La citazione è perché in sti giorni sto riprendendo a leggere qualcosina del Signore degli Anelli, ok? Perché adesso mi sono venuti in mente gli elfi. Non sto bene. Non sto bene. Io dovrei pensare allo studio, mi metto a leggere il Signore degli Anelli, vabbè. Comunque, spero che. Ah! Parlando di Signore degli Anelli, di sta tematica si è già parlato. Ora, Flans, Lacuna, non so se voi conosciate in qualche modo la saga, o anche i film, Lo Hobbit. Avete avuto modo di vedere così qualche immagine di quello che stanno facendo Amazon per quanto riguarda la serie TV? Perché voglio sapere se solo io, la persona orribile a cui non piace quello che stanno facendo, o se c'è anche altra gente. Nel mio caso penso sia dovuto in gran parte al fatto che non ho mai fumato e ho bevuto poco o nessun alcolico. Ah, vabbè, non hai visto i film, non conosci i libri o non hai visto foto di quello che stanno facendo i ragazzi di Amazon? Io intanto devo finirla sta roba, quindi. Tu, Kyle, parti in quarta. Vediamo anche quello che dicono gli altri. Ah, non ti piace? Ci sta. Ho un'amica che pure qui non piace il Signore degli Anelli, perché comunque, premetto che a me piace, però ci sta, ti dico, perché mi rendo conto che il buon Tolkien ha un atteggiamento, e anche questa cosa si rispecchia nei film, che è giustamente molto medievaleggiante. Quindi anche come parlano tra loro, il modo di atteggiarsi, eccetera, eccetera, è molto. Ti dà quella sensazione proprio di disagio. Allora, Cronache di Narnia, maggiore del Signore degli Anelli, maggiore di Harry Potter. Per le Cronache di Narnia, allora, non sono d'accordo, per me sono tre tipologie di fantasy differente. Però, concordo che comunque le Cronache di Narnia siano una bella saga che mi ha appassionato ai suoi tempi. E che dovrei riprendere tra le altre cose, però non ho ancora avuto modo. Anche perché l'idea di Aslan, io l'adoravo, quel leone, perché era il Deus ex machina, letteralmente il Deus ex machina di tutta l'Ambaradan. Tu, Flans, team Harry Potter. Quindi, ecco, facciamo incavolare Flans, vediamo se riusciamo a farlo incavolare. Ti è piaciuto Animali Fantastici? Sì, no? Uso della bacchetta senza magari dire gli incantesimi e personaggi che escono fuori che tu dici ma non funzionava così prima? Sì, Kyle, molto più Deus, il buon Aslan è molto più Deus, però si capisce la battuta. Comunque sappiate che tutte e tre. Dal Signore degli Anelli a Narnia a Harry, cioè ho campato la mia infanzia con il fantasy, quindi si può parlare per ore per me di questo argomento. Va bene, Flans, beh, la risposta che ti addormenta è già un significato per me. Approvo il tuo addormentarti, sappilo. Allora, il problema. Allora, ti ripeto, Flans,
appoggio il tuo addormentarti, perché ho visto sia il primo che il secondo, mi dispiace per i fans che amano anche Animali Fantastici, però è completamente out del mio mood. Ti lascio una canzone, wow, che nome fantastico, benvenuto, benvenuta. Bellino come nome, ho letto il nome e ho detto ti lascio una canzone, ho detto ma mamma mia, proprio italiano vecchio style, comunque come titolo e come mood. Cioè, ti lascio una canzone è un programma bello antico, diciamo. Allora, in realtà non lo so, ma no, vabbè, allora premetto che non vedo più la TV da un botto, però lo vedevo quando ero piccola. Era meglio ti lascio un bonifico, però penso che siamo tutti poveri qua, quindi... Ah, mi stai sentendo? Allora, ragazzi, se partono le pubblicità, scrivetelo, sto zitta, in maniera tale che... Purtroppo le pubblicità non dipendono da me. E quando il mood, io sto zitta, poi quando mi fate ok io rimetto a parlare, così non saltiamo nulla. Tanto Franz, mi tocca. Le pubblicità trolline, trollette, sono dei troll. Un troll nei sotterranei. Quelle pubblicità sono tipo quello. Ora, dato che si è parlato di Percy, volevo fargli appunto la battuta su Percy, dato che si è parlato di Narnia e il buon Signore degli Anelli e il buon Harry Potter, qualcuno di voi conosce la saga di Percy Jackson? La butto lì, poi ovviamente fatemi se no, ci sta tranquillamente. La citazione di Legolas, ci hanno fatto anche la parodia di quella parola, di quella frase. Ma poi, vabbè, penso che tu l'abbia anche vista, perché se mi citi questa cosa è una chicchetta dei fans. Sì, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. La cuna si è preso il via. Ma Galadriel, dov'è Galadriel? Allora, io ho un problema. I personaggi femminili, benché sono iperfighi, però alcuni personaggi femminili, tipo Galadriel, mi mettono ansia. Galadriel a me, nel Signore degli Anelli, mi mette ansia. Come per esempio in Mood Harry Potter, mi mette ansia tantissimo la Meg Ryan. Perché sono quelle due figure belle, tipo donne, Galadriel, elfa, comunque vabbè, figure femminili forti, ma sono potenti, forti, e ti danno quella sensazione che tu sei un qualcosa di minuscolo, mentre loro sono iperpower e tu ti senti... Ti prego, non uccidermi! Cioè, mi danno quelle due figure... Ed è un bene, perché sono due cardini dei due libri, delle due saghe, ecco. Però mi danno quella sensazione veramente inquietante. Cosa vedono i tuoi... Lacuna, cito, hai visto lo Svarione degli Anelli? Io no, non ho mai visto, non l'hai mai visto. Lance, guarda, per quanto riguarda Percy Jackson, quello è stato uno dei miei tanti mood, perché ragazzi, io mi sono a un certo punto ammalata, e perché qual è stato il fatto? Quando tu cresci con il mood in cui i tuoi genitori ti raccontano soltanto, anche per addormentarti, miti greci e roba anche latina, egizia, eccetera eccetera, io mi aspettavo da questa saga di libri che si incentra sulla mitologia Flans un qualcosa che fosse inerente appunto al mood mitologico. La mitologia c'è,
Clans, la saga, appunto, gli eroi dell'Olimpo, ti fa già capire l'idea, si parla di semidei, però ci sono delle cose in cui tu dici, cioè si tende un pochino troppo a esagerare, ecco, diciamo così, si esagera un po' troppo in quella saga. Quantunque mi piaccia parecchio, però si va un pochino fuori contesto. Cioè, mi fanno sembrare le divinità degli imbeciliti, che sono rimbecillite le divinità greche, ma non così tanto. Una volta te l'hanno fatto vedere, beh, spero che ti abbiano fatto vedere almeno il primo dei film, perché se non ti hanno fatto vedere il secondo, quel film c'è da cavarsi gli occhi, è orribile, veramente brutto. No, potevano farlo molto meglio. Il mare dei mostri veramente l'hanno fatto veramente male. Vabbè. Comunque dai, l'ultimo pezzo della pâté de foie gras al pseudo tartufo che non c'era. Ah! Lo svarione. Beh. Vi faccio capire, ho appena dato un morso, ho sentito tipo della sabbia sotto i denti. Non è stato piacevole. Nobile, no, grazie. Allora, io avrei quest'altra roba. La avvio, ma non penso di finirla, te lo dico già da mo'. Se fa schifo come l'altra. Col cavolo. Comunque, lo svarione degli anelli, che ne pensi, Lacuna? Che sensazione ti dà? A parte il disagio, ovviamente. Cioè, per esempio, quantunque sia estremamente disagiata come cosa, a me ha fatto molto ridere. No, Kyle, non la lascio per la settimana prossima, non voglio morire settimana prossima. Cioè, avrò già da mangiare la roba. Probabilmente dei fagiolini. Cringe ma simpatica. Beh, dai. Ci sta, come idea, perché è la stessa sensazione che dà a tutti, comunque. Però a me, ti ripeto, ha fatto simpatia perché. Allora. Facciamo così, mettiamola. No, non lo so se è morto sicura, dovrei aprirlo, ma per aprirlo è quella a dire che mi toccherebbe mangiarlo ora. Non voglio aprirlo perché questo, apro sta roba, è tipo sott'aceto, sott'olio. Poi lo devi consumare entro breve perché se no va male. E vorrei evitare di avere mal di pancia. Facciamo così. Non so se Flan se n'è andata, Porina o meno. Però voi ragazzi che siete rimasti, allora, decidete, settimana prossima o no? Sì o no qua sotto, ovviamente in chat, così. Decidiamo. Io tra le altre cose, io ho aperto questa qua ma non la sto bevendo, quindi va bevuta. Ah, ci sei? Scusa, allora, pensavo di averti annoiata, per questo ho detto probabilmente se n'è andata. Allora, pardon, pardonmi. Sono stupida. Perché, allora, tra le altre cose, purtroppo, e dovrò farlo perché ho visto che l'ha fatto un mio amico, però un po' più avanti. Per esempio, il mio amico ha dei tipo degli omini che escono sullo schermo che ti indicano magari se c'è la gente ancora in chat o meno. Per non fare queste figure di cippa che ho fatto ora con te, Franz. Quindi, dai, non mi farei donno Lacuna. Sì o no? Hai nelle tue mani il mio destino. C'è Kyle che prende un Siad, praticamente. Quel piccione piccionoso. Sono un elefante. No, no, vabbè. Codesta vaschetta è, per farti capire, pâté de foie gras, no, pâté d'oca, è fegato
e carne d'oca. E c'è di mezzo anche fegato di... È ripartita la stessa musica, bene, aspettate. E fegato di maiale, che quindi poi dovrebbe essere aromatizzato, ok, così ho switchato, e dovrebbe essere aromatizzato a un vino, tecnicamente. Roba da ricchi, roba da gente che se la può permettere, ma veramente è probabilmente brutta. Sì, però c'è un problema. Una cosa spalmabile, flans, è qualcosa che è comunque morbida, cremosa. Questa cosa qui è effetto spada nella roccia, cioè tu prendi il... aspettate. Prendi il cucchiaino, lo metti così e il cucchiaino rimane attaccato. Cioè, è quasi gelatina. Cioè, e tra le altre cose, per farti capire, io avevo preso anche queste, che sono, all'idea dovrebbe essere tortiglie al chili, quindi piccanti, ma in realtà di piccante non hanno nulla. Tipo cibo per cani, esattamente. E questa, ripeto, sono, perché voglio sottolinearlo, sono costate 7 euro queste cose e sono 80 grammi. La gente non sta bene, intanto mangio una tortillas perché poi tortilla. Non so, boh, non lo so. Vogliamo provare? L'apriamo? Lei proverebbe. Lacuna, tocca a te, scegli. Namo. Tutto, è tutto nelle mani di Lacuna. Io intanto mi gonfio di roba così se muoio, muoio felice. Ah, vabbè, può essere. Cioè, io ho provato a fare una cosa un po' mix prima e col salmone ha funzionato. Quindi avevo anche un patè che era tipo di salmone. Fate vobis. Ignavo! Finirai all'inferno. No, vabbè, scherzo. Comunque, la cosa qui è finita. La tazza di latte, panna, vabbè. Facciamo una cosa. Kael, si dà spazio alle fanciulle. Facciamo così. Che dici? Vediamo, se facciamo così, ne mangio metà. O si può fare una media stress e per la prossima volta non porterò questo, ma porterò magari altro. E poi in realtà mi ricordo di aver comprato altra roba, però non so dove l'ho messa. Mi sta salendo il latte di cocco. Il voto della fanciulla vale doppio. Flans, il tuo voto vale doppio, sappilo, quindi. Ha fatto una svapata, mi ha anche spruzzato. Ho fatto questa faccia perché, raga, è il cibo del cane. Mi ha fatto la svapata del cibo del cane. Porca miseria. C'è bisogno che le do stasera da mangiare se le do questa roba. No, vabbè. Si spreca il cibo. C'è anche la gelatina. Oh mio Dio, c'è anche la gelatina sta cosa, va bene. Allora, facciamo vedere a voi. Ok. E eventualmente passerà Stormy misteriosamente e mangerei il resto. Comunque, facciamo come dice la nostra Flans.
prendendo una tortiglia. Mamma mia, che veramente una sta cosa. Ok, ci siamo? Io... Ah! Mi servirebbe veramente un'altra mano, però... Ok. Ok. Franz non si spalma. È rigidissima come cosa. È veramente rigida. Mezza mi è rimasta sul cucchiaio, per dire. Altro che Nutella. Ragazzi, prossima live, dolce salato. Facciamo biscotti e le mettiamo... Mettiamo il panino dentro, non lo so. Vabbè, vabbè. Il sapore è comunque brutto. Meno di quell'altro, sicuramente. Doveva essere il tartufo. Però comunque è brutto. Franz sotto. Ma non mi metto, cioè non ce l'ho il pane tostato. Se no l'avrei fatto. Non ti sembro convinta. Diciamo che se questa roba è fatta con anatre, le anatre, cioè, sono morte ingiustamente. Questa cosa non la farei mangiare manco agli astronauti, per farvi capire. Allora, cioè la cosa rimasta, assaggiamola così. Non ha sapore. Cioè rispetto a quella di prima non ha sapore. Gelato al gusto trippa. Ma sai che dovrebbero inventarlo? Gelato a gusto prosciutto e mortadella. Oggi ragazzi, gelato al gorgonzola. E la muori. Muori, muori, sicuro muori. O al casumarsu, non so che genere si chiama, quello con i vermi. Sì, no, vabbè, ci può stare anche come l'ha interpretata lei, la cuna. No, comunque non so se... Cioè non penso che il mio stomaco reggerebbe, cioè io ho fatto una battuta comunque. Ragazzi, non mi mettete in mente idee che... Mi viene veramente di farle queste cose. Ma neanche io mangio formaggi, neanche io mangio formaggi, la cuna. Dio santo. Vabbè, metà, quindi metà, mi sa che, raga, ma, sì, ok, io non ve lo farò vedere, ma voi comunque sappiate che è metà, ok, non dico altro, io mangerò metà, ok, no, non mi chiedete però di mostrarvi la vaschetta, ok, siamo tutti d'accordo su questo fatto, vero? Ma guarda, penso nessuno lo guarderebbe il gelato con i vermi, non penso che nessuno lo vorrebbe. Probabilmente Flan, sì, io ceno con questa roba. Quindi, mia cara, questa è la mia cena. È una cosa fantastica, fantasmagorica. Pensa che la live scorsa, e puoi confermare da Kyle, io l'ho fatto con la Monster, no? Quando è stata la serata in cui si è parlato di San Valentino, eccetera, eccetera. Io ho cenato con quelle Monster, Flans. Io ho cenato con quelle. Non ho mangiato. Anzi, in realtà ho mangiato quei due cioccolatini che vi ho fatto vedere. Io sono pazza. Se mangiassi prima, Franz, non riuscirei a mangiare sta roba. Perché finirei piena dopo mezzo secondo.
Sì, Lacuna, abbiamo fatto una live che in realtà non era di San Valentino, ma era di San Faustino, la festa dei single. E ho bevuto tipo, ce li ho qua, una, due, tre, quattro, cinque, sei bevande energetiche. Stavo schizzata, veramente. Mia cara Flans, si fa questo e altro perché è il mood delle serate. Ho detto, faccio queste cose pazze che non sono per nulla salutari, quindi ovviamente penso che comunque la gente sappia che queste cose non vanno bene per la salute, ma comunque a me non è che mi rovinano o altro, perché comunque sempre carne è. Sempre roba è, non mi piace, non la gradisco, ma comunque non mi fa morire di fame. Però sì, ero schizzata. Cioè, Plants, Kyle, voi che c'eravate, raccontate com'ero, che a un certo punto mi ballavano le gambe, cioè ragazzi, mi ballano le gambe, ero proprio, mi tremavo tutta. Ah, c'è un po' di ritardo. Ah, ok, allora, pardon. Pardon, pardon. Ero iper schizzata. Tranquillo. Purtroppo io faccio queste cose ogni tanto ed è stata anche la prima volta che ho bevuto come si deve Red Bull, cioè Red Bull Monster. Non chiamiamole Red Bull, per carità. C'è stato un ragazzo alla cuna che mi ha consigliato anche di bere. Un ragazzo che mi ha detto che prende ha bevuto ogni sorta di Monster in vita sua. E mi ha consigliato di provare anche la Red Bull. Ecco perché prima ho fatto quell'lapsus freudiano. Buonanotte, signorinella! Buon proseguimento oppure buon riposo. Baci baci. Tanto anche noi siamo comunque in dirittura d'arrivo. Oddio, mi sento piena. Allora, come ho detto io l'ho fatto metà, ok? Non è probabilmente metà metà, però è metà. Questo lo mangio a stormi, perché fa schifo. Non si dice che è schifo, si dice non mi piace, lo so. Io queste me le mangio domani perché non sono piccante, no, no piccanto, piccanto, no piccanto. Quindi non sono simpatiche, non fanno audience. Anche perché comunque mezza bustina. Io non so perché, ragazzi, ecco, una domanda che vi farei proprio di curiosità mia. Ma voi sapete perché le bustine delle patatine sono sempre mezze vuote? Non lo so, per farle conservare meglio, per conservare gli aromi. Perché sono mezze sempre vuote? Non ho capito questa storia. Soprattutto quelle di marca, che sono non le Pringles sono nel tubetto, però le San Carlo, le Wacos, sono sempre mezze vuote. Non ho capito questa storia io. Per mantenerle croccanti, perché non si manterrebbero croccanti se le riempissi di più? Cioè, per farti capire, attualmente le cose sono qua, a questo livello qua. Ok, ragazzi, faccio vedere. Cioè, c'è tutta questa parte che non l'ho mangiata io, è aria. Cioè, metà è aria e metà è patatine. Non lo so come per mantenerle croccanti. Cioè, mi sembra un po'. Cioè.
Boh, non lo so. Se mi dici che per mantenere le croccanti mi fido, Per vendere aria. Perché sono dei Lazarun che ci vogliono fregare. No, ovviamente si gioca. Ah, sì, vabbè, si smaciullerebbero nel trasporto. Ok. Però, cioè, in che modo? Perché comunque, se c'è aria compressa, la busta si carica. Forse però dici si potrebbero esplodere la busta. Può essere, perché ci sto pensando da un po' io questa cosa. È una cavolata, lo so, però ci penso in sti mood. Sono scema, quindi faccio ovviamente i miei viaggi. Non è aria, che cos'è? Non è per... Mettono gas inerte. Ah, ok. No, è ignoranza, ragazzi, quella mia ignoranza, quindi chiedo perché magari se voi avete più esperienza di ste cose, no, io non posso saper tutto, ecco, nessuno di noi può saper tutto. Latte de cuoco, che poi era appunto panna, finito. Azoto simili, azoto. No, l'azoto no. Ok, non basta, stavo giocando. Allora, birretta. Birretta, birretta. Bimbi, ci... Sapete che faccio? Ci sposto in talk. Perché tanto è quello che stiamo facendo, quindi... come si fa a spostare? È bella che... Come si fa a fare le cose? Ti prego. Ai ai. Tanto comunque è vero che siamo addirittura d'arrivo, però almeno continuiamo a chiacchierare un pochino. È ancora la serata è relativamente giovane. E poi voi che a questo punto vi intendete di cibo più della sottoscritta, perché siete gente con un QI più elevato del mio, perché veramente non mi ci immaginavo. Voi se doveste preparare un cibo X, su che base vi gettereste? Nel senso, arriva e vi dicono la cuna, Kyle, andate a Masterchef e avete X alimento, cioè avete tutta la carne, tutto il pesce che volete, tutte le verdure che volete. Cosa fareste? Perché avevo letto, era una cosa tipo stupida, tipo le riviste di gossip, di cucina, quelle cose un po' frivole, che dicevano che tecnicamente la mente umana si getta sui cibi che comunque gli ricordano l'infanzia, o comunque cibi che ha vissuto in famiglia, più di fare cose nuove, di inventare nuove cose. Quindi l'idea è, voi cosa fareste? Buttereste su nuove idee o fareste ricette di casa, della mamma, della nonna? Il cibo per poi creare le super chicche. Com'era? Zucchero e cannella e ogni cosa è bella. Oddio, perché conosco questa formula? Quindi, cioè, tu Kyle andresti sulla conoscenza familiare, mentre tu la cuna ti butteresti sul nuovo, rischiando anche di sbagliare la cuna? Perché il nuovo tu rischi anche di sbagliare. Cioè, questa è un'idea mia perché io mi ci sono fatta questa domanda. Perché a me, avete visto, mi piace mischiare roba, fare roba insieme, però quante volte ho detto ho fatto una schifezza? Quando ho fatto, per esempio, birra e cannucce col cioccolato della Nestlé. Vi ricordate quando feci sto miscuglio che stavo veramente a sbrattare perché faceva schifo? Fail we may, try we must. Ok, vabbè, ci sta, è come mood di vita. Ci sta, mi piace. No, io sarei più conservatrice perché...
Anche perché sinceramente è già per me provare a cucinare qualcosa che sia mangiabile un successo. Penso che avete presente che non mi ricordo come si chiamava lui, Gordon Ramsay o chi era quello che prende fece questo piatto fa schifo e lo buttò via non, davanti al ragazzo, ragazza, non mi ricordo come si chiamava. Era pelato, non era Gordon Ramsay, era un Gordon Ramsay ce l'ha i capelli, era tipo pelato il tizio. Parlava, ho detto Gordon Ramsay perché mi ricordava che tipo non è un italiano perfetto, il suo tipo è americano, comunque straniero. E fece questo piatto fa cagare e poi glielo volava. Ah, Bastianich, sì, no, Bastianich, Bastianich è lui. Senza forze, l'hai beccato. Io mi ricordavo il nome. Cioè, probabilmente Bastianich, ma anche Alessandro Borghese, quella gente lì mi muore sul tavolo se li cucino io, cioè, non datemi cucina a me. Prima Flans, ma tu mangi sta roba? Sì, è meglio che io mangio sta roba perché se dovessi prepararmi anche solo una spinacina o una fettina di carne, brucio con la cucina, cioè, non sono capace. Questo è come pallina di catrame in mia gola. Adesso devo andare a ospitale, se no muoro. Sì, è lui, lui. Madonna, quel personaggio è un meme. Cioè, purtroppo queste cose rimangono. Cioè, lui non si è, probabilmente in quel momento era anche serio, ma è diventata una cosa che c'è stato un periodo in cui c'erano soltanto se non muoro. È tipo vi aspetto di Ronaldo, che ovviamente sbagliando a dire la parola, vi aspetto, dici vabbè. Poi giustamente ci pigliano in giro a noi quando parliamo le loro lingue, a questo punto lo possiamo fare anche noi, mi pare corretto come cosa. E quando chiesi alla tipa... Che faceva, quando chiesi alla tipa che faceva la killer per hobby? Ah, questa non la mia nuova. Bene! Vedo che comunque il nostro Bastianich ha una certa. Un certo amore, cioè, che giustamente lo capisco anche, dice, cioè, però dice io devo mangiare sta roba. Ripeto, per il suo bene, spero che non incontri mai la sottoscritta, perché altrimenti. Immaginatevi uno che non sa cucinare e uno dei pluri chef iper mega stellati che ti fanno la pizza con il tartufo, i pomodorini e... Che cacchio ci mise quell'altro? Non mi ricordo. Ci fu qualche tempo fa che fece veramente la pizza, una pizza gourmet a Milano, il tizio era amico, io non mi ricordo manco i loro nomi. Ci fu questo scandalo di questa pizza che era fatto con... caviale, tartufo, era tipo una pizza costosissima, iper brutta, ma proprio iper brutta, tutta nera, che perché giustamente ci aveva messo comunque caviale, tartufo, che erano neri. Ah, ecco, Cracco. Ecco, avete presente? Immaginatevi Cracco che è abituato a questi manicaretti e uno che non sa cucinare manco un toast su un'isola deserta. Cioè... Cracco muore, perché magari quello che non sa cucinare si adatta, ti mangia anche le pietre, ma Cracco muore secondo me. Sì, vabbè, ma tecnicamente penso che nessun italiano, detto italiano, farebbe mai una cosa del genere. Cioè, almeno che... non è come il patè che ho mangiato stasera, cioè fa schifo a tutti gli altri, cioè a me non piace, sottolineo. Non si dice fa schifo, a me non piace. A me non piace, però tecnicamente è patè di fegato d'oca, è patè di foie gras, non so manco dirlo. Comunque, è una roba che di solito non la trovi facilmente, ecco. E anche l'idea di prendere un patè al salmone, cioè non è roba insalata. O pane e cipolla. Però se una cosa fa schifo, ecco. Va bene, la cuna va bene, tranquillo.
Notte, notte, buon riposo, metti sotto carica, non so se sei su cellulare o su computer, e tranquillissimo, ci si becca la prossima. Vediamo, vediamo. Tranquillissimo. Vabbè, la cuna ci sta, tranquillo, ti ripeto. Se sei da telefono, ci sta. Ai ai. Siamo rimasti in tre, siamo rimasti in due, siamo rimasti in uno. Buonanotte, buonanotte a te. Che tanto comunque, Kyle, fra un po' si chiude. Eventualmente, per chi è interessato, perché comunque post live si va sul Discord. Per chi vuole passare, ci si becca là. Beh, sto pure a 2 ore. Sì, ma ora infatti si chiude tranquillo. Prossima, prossima. Cioè, Stormis comunque ora si fa nazza nazza. Cioè, il termine nazza nazza è un termine pugliese per dire che mangia come una maialina. Si mangia fino a scoppiare. E in maniera contenta. Perché veramente, comunque una live soddisfacente a tutti gli effetti. Si è parlato persino di fantasy e io non ho messo le orecchie da elfa. Cavoli, non ho messo le orecchie da elfa. Però vabbè, non è importante ormai il mood elfo non elfo. Che bello, il fantasy è veramente un mondo. In cui proprio ti stacchi completamente. E se pensi e se pensate che l'idea dell'elfo da l'elfo di Tolkien, biondo, occhi azzurri, capelli lunghi, snello, chiodo, filato, è arrivato alla Rowling con Dobby, che Dobby è un cucciolo, non si può dire nulla di Dobby. E ora se riproporre il Signore degli Anelli come, e vi dico, vi invito a farmi sapere cosa ne pensate, magari, non lo so, in privato, sul Discord, su YouTube, di quegli elfi, fatti per quanto riguarda gli Anelli del Potere, questo prequel del Signore degli Anelli, perché c'è proprio un cambiamento nel corso degli anni, ecco. Sì, ma infatti tutti sono elfi, l'importante è che hanno le orecchie a punta. Perché sono piccoli! No, vabbè, scusate, io sono una bambina su queste cose. Vabbè, quello lo so, cioè, anche io non sono concorde con quella visione con gli anelli del potere. Però io chiedo anche agli altri, appunto, perché voglio avere più visioni e più idee, perché magari c'è qualcuno che può contraddire e mi può specificare perché a lui è piaciuto. Cioè, io, ragazzi, mi piace avere un dialogo e una conversazione, avere più opinioni. Quindi chi vuole è libero. Dai, ci siamo fatti 2 ore in punto. Direi che possiamo chiuderla sto giro. Tanto domani si ritorna. Io non so come dovrò fare domani perché domani ci sarà diciamo così, la rimessa in onda di quello che non c'è potuto essere sabato. Quindi il sabba culturale di sabato scorso che non c'è stato, lo facciamo domani. Io non so come farò perché tecnicamente sono impegnata domani, ma penso ci riusciremo, comunque ci riusciremo. Quindi per chi vuole esserci domani mi ribecca, ci risiamo, ci rivediamo. E per stasera io non ho manco finito la birra, sono una persona orribile. Comunque vi auguro una buonanotte, un buon proseguimento di serata, un buon divertimento.